Ecco, iniziamo puntualissimi per varie scadenze che alcuni protagonisti della serata devono ottemperare. E quindi è mio compito come presidente della Fondazione Martini darvi il benvenuto questa sera qui in auditorium, anche a nome della Fondazione Culturale San Fedele. E ringrazio anche tutti coloro che dal punto di vista istituzionale ci hanno sostenuto, accompagnato, hanno contribuito alla realizzazione di questa serata a partire dall'Arcidiocesi di Milano, dall'Azione Cattolica Ambrosiana, l'Ufficio per la Pastorale Giovanile della stessa Arcidiocesi di Milano e poi la Fondazione Cariplo, la Fondazione Unipolis e anche coloro che ci hanno aiutato a comunicare questo evento a partire dall'Avvenire, Bonpiani, il portale Chiesa di Milano, Radio Marconi, Il Segno e naturalmente Aggiornamenti Sociali che come sapete ha sede qui a San Fedele. Io sono particolarmente lieto di avviare questo pomeriggio perché io stesso ho partecipato alla Scuola della Parola, alle prime edizioni in Duomo. Era la fine dell'università, un momento in cui ero di fronte a scelte impegnative riguardanti la mia vita e mi ricordo l'aiuto che ho ricevuto da queste serate in un clima di attenzione, di coinvolgimento. Ed è proprio un po' in questa linea che abbiamo preparato questo pomeriggio. Non tanto una rievocazione di momenti passati, ma la possibilità, speriamo, di poter dare a ciascuno di voi che siete qui presenti l'opportunità di toccare con mano, di fare una sentire personalmente cosa significa incontrare la parola con la sua vitalità. E in questa linea che vi rinnovo il mio benvenuto e quindi diamo il via al nostro percorso. Nel silenzio, la parola che leggiamo e meditiamo lavora in noi, diventa parola viva che interroga e chiama nel quotidiano. Ci chiediamo come fermarci nelle nostre giornate frenetiche, per lasciarci trasformare dalla parola, per dare senso a quello che viviamo e a quello che facciamo. Ci chiediamo come sia possibile che la fede e il rapporto con la parola possa essere un'esperienza che coinvolga la nostra persona a 360 gradi, con tutta la sua umanità, fatta di emozioni e di passioni, ma anche di dubbi e di ragionamenti. Ci rendiamo conto che quando ci è dato di incontrare davvero Gesù nella parola viva, questo incontro ha il potere di svelare la verità di chi siamo, di leggere la vita e la persona con uno sguardo che altrimenti non avremmo sperimentato, fatto di misericordia e di accoglienza. Ci chiediamo com'è possibile far nascere in noi giovani, nella nostra società veloce, rumorosa, pratica ed efficiente, il desiderio di tempi di silenzio in cui dare spazio a questo incontro che svela la verità di chi siamo. Ci chiediamo come andare oltre alla tentazione del fare, del funzionalismo, che spesso diventa l'unico modo di testimoniare quella speranza che portiamo in noi. Sappiamo che siamo chiamati ad essere nel mondo, ma non del mondo. Per questo sentiamo sempre più il bisogno di metterci in ascolto di quel Maestro che al nostro ritorno, dopo giornate piene di incontri, riunioni, di incarichi presi e dati, ci dice: venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'. Ci chiediamo come essere testimoni credibili e coraggiosi di quell'incontro avvenuto attraverso la sua parola, come diventare presenza discreta e attenta
alle necessità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, evitando di renderci perenni protagonisti per lasciare spazio al Maestro. Ci chiediamo come dare concretezza alla parola, come evitare il rischio di una fede ristretta, autocentrata, relegata come una delle tante cose che riempiono le nostre giornate. Una fede da sfoderare solamente nei luoghi e nei tempi opportuni o all'interno di determinate mura. Vorremmo invece essere cristiani a tutto tondo, nei luoghi di studio, di lavoro, tra amici, in quelle relazioni che sono fondanti e parte essenziale della nostra vita. Ci chiediamo come rendere la parola il motore creativo del nostro agire, la forza che ci spinge a camminare, a sbilanciarci verso l'altro, a incontrare e ascoltare il diverso, il lontano, il fratello. Vorremmo provare a metterci a disposizione della nostra Chiesa per sistemare insieme quel ponte che forse oggi è un po' attempato, che dà continuità tra parola e vita, guardando con coraggio e fiducia il mondo in cui viviamo. Ci chiediamo come essere ascoltatori attenti degli interrogativi che la società e il mondo di oggi ci pongono. Vorremmo essere uomini e donne dell'incontro, capaci di confronto e dialogo con le sfide che la modernità oggi ci pone. Vorremmo essere giovani, capaci di sperimentare strade nuove nella ricerca del bene comune. Grazie ai nostri ragazzi, che preghiamo di venire tutti qua, gli facciamo un bel applauso. Venite, avvicinatevi. Buon pomeriggio a tutti voi. Li conosciamo, i nomi? Luca. Simone. Silvia. Federico. Silvia. Stefania. È davvero un caloroso applauso ai nostri ragazzi che vengono dall'Azione Cattolica Ambrosiana, da Villa Pizzone, i gruppi Bussola e Veliero. Grazie ragazzi. Grazie a tutti voi. È importante, abbiamo proprio voluto iniziare dalle loro domande. Padre Carlo diceva prima, non è soltanto un'esperienza del passato che ricordiamo così, penso molti di voi magari ci sono stati, ma tenete presente queste domande, sono le loro domande, ma probabilmente sono le domande di tutti noi che ci accompagneranno nell'entrare nell'esperienza della Scuola Parola. E a proposito delle domande, il pubblico si starà chiedendo, ma chi sono questi due? Comincio io a presentare Lucia che è giornalista di Avvenire e è anche veramente, non lo sa, ma la ringraziamo subito perché è una colonna, un aiuto veramente forte per la Fondazione Martini. Fatele un applauso. Grazie a voi. E padre Giacomo Costa, la tua presentazione è più lunga, che hai fatto tante cose, direttore di aggiornamenti sociali, vicepresidente della Fondazione Martini e segretario speciale per il Sinodo Giovani di ottobre. Beh, proprio, vabbè, è proprio per collegare anche l'esperienza del Sinodo del prossimo ottobre con l'esperienza di anni fa della Scuola della Parola che è stata pensata questa occasione. In fondo anche lì sono il Sinodo un periodo in cui la Chiesa si è messa in ascolto dei giovani, è stato dedicato veramente tanto tempo per sia attraverso questionari online sia attraverso una riunione con 300 giovani più altri 15.000 collegati via internet che hanno detto le loro domande e le loro anche richieste per la Chiesa di oggi e, appunto, la Chiesa si sta interrogando, ascoltandoli. La domanda di fondo è come poterli accompagnare, c'è un desiderio di cura di essere accompagnati nelle loro scelte principali della loro vita, ma già dal percorso che abbiamo fatto si vede che anche è un'occasione per tutta la Chiesa di convertirsi, di cambiare, ringiovanire il suo volto. Per cui in questo senso oggi ci mettiamo in un'esperienza di silenzio e parola
anche però per ricordare e presentare in una maniera, diciamo, meno formale il volume dell'Opera Omnia, perché possiamo anche prenderlo, ce n'abbiamo qua, lo vediamo concretamente, è uscito il quarto volume dell'Opera Omnia, La scuola della parola, sembra grosso ma racchiude persone, canti, testimonianze, lezioni bibliche di un periodo consistentissimo della storia della diocesi di Milano. E a proposito, cominciamo a chiamare qua sul palco il nostro ospite, una delle persone che è contenuta in quel volume in quegli anni, Don Franco Agnesi, ecco qua, monsignor Agnesi. Fagli un applauso, di qua si sale da questo lato. Anche di lui è complicatissimo ripercorrere il ministero piuttosto denso, ricordiamo solo il penultimo incarico, quello di vicario di zona di Varese dell'arcidiocesi di Milano e adesso vicario generale della nostra arcidiocesi. Ci accomodiamoli. E mentre noi ci stiamo accomodando, diamo la parola alla persona che ha creato la scuola della parola, cioè Carlo Maria Martini. Ricordo che un gruppo di giovani mi dissero: potrebbe spiegarci come meditare sul Vangelo, come pregare a partire dal Vangelo? E io dissi: va bene, se volete venite a settembre, ottobre in Duomo e cercherò di dare qualche esempio. Io facevo questa spiegazione che non era un'esegesi, non era un commento, non era un'omelia, non era una catechesi, non era una predica, era quella che io chiamavo lectio divina, cioè mettere di fronte alla pagina biblica, imparando a fare silenzio e a lasciarsi interrogare da questa pagina. Bene, abbiamo sentito le parole del Cardinale, lei che c'era a fianco al Cardinale in quel periodo, ci può raccontare come è iniziata la scuola della parola? Buonasera a tutti, il Cardinale ha detto un gruppo di giovani venne a chiedermi, è vero, in quel periodo non c'era l'assistente diocesano dell'Azione Cattolica, il mio predecessore era parroco, io sono arrivato a fare questo lavoro nel settembre, per cui veramente hanno chiesto dei giovani, già questo direi che è una cosa interessante da segnalare. E fu così che in Corso Venezia, nel seminario, in quel giugno dell'80, fece un primo incontro l'arcivescovo Martini, introducendo il metodo della preghiera, come pregare, poi diede l'appuntamento appunto in Duomo. E lì in effetti, ricordando questo appuntamento, si disse: ma vediamo cosa può fare l'arcivescovo, che intenzioni ha. Comprendemmo che inizialmente pensava a un incontro da fare lui, poi i segretari sono molto potenti, il segretario di allora, Don Erminio Descalzi, disse: no, li fa tutti e cinque lui, sei, quanti erano, e quindi si iniziò in un modo molto semplice, mandando una lettera alle parrocchie di Milano dicendo: l'arcivescovo incontrerà il giovedì, eccetera, i giovani per questa cosa. Si iniziò quindi senza sapere cosa fosse, quanti fossero, e i giovani furono quasi 2000 la prima sera, quindi colpì subito. Poi il tema fu sviluppato anche nella prima lettera pastorale dell'arcivescovo. Di conseguenza fu sviluppato poi anche da questo. Forse è interessante dire anche un altro aspetto. Avete visto delle foto, ma non sono della scuola della parola. Non esiste una fotografia di quel tempo, tantomeno un selfie, perché veramente un'altra epoca. Un'altra epoca. E forse, non so, qualche mio amico qui presente, forse non avevamo neanche l'idea che potesse essere una cosa da fotografare, da tenere. Vabbè, è nata così. Perché l'arcivescovo Martini partiva così, non aveva programmato neanche la lettera pastorale sulla scuola della parola. Aveva colto questa occasione, certamente veniva dallo Spirito, aveva con sé il suo desiderio di fare della parola di Dio, o della Dei Verbum come documento di fondo, la sua ispirazione pastorale, e ci fu questa convergenza, questa occasione di incontro. E poi appunto, alla luce anche di questa esperienza, riprese
nella seconda lettera pastorale, in principio la parola, appunto, non soltanto una motivazione di cammino di chiesa, ma anche un rilancio di questa esperienza che poi, che voi acquisterete tutti il volume, no? Troverete che la prima... Non era programmato lo spot. No, la prima scuola si chiamò scuola di preghiera, perché evocava ancora quella domanda fatta in giugno. Dalla seconda, e quindi dopo la lettera pastorale, in principio la parola, divenne ufficialmente scuola della parola. Sì, forse anche perché sentiva, arrivando in terra lombarda, un po' questa... scollamento anche tra essere molto attivi, pratici, organizzati, e vuol dire questo è anche un valore, e una dimensione di ascolto così più profonda. Certamente, io penso questo, che sia arrivato a Milano mandato, e lui ha detto anche espresso, mi hanno mandato, ci vado e comincio, guardo, amando la città, amando la diocesi, ma amandola come lui poteva amarla, cioè portando con sé ciò che era di più prezioso nella sua vita personale, spirituale e nella sua competenza, nel suo lavoro intellettuale e di studioso. Dunque la parola di Dio è diventato il regalo che ha portato alla città e ha colto nella città, nella diocesi, tanta attività, tanta concretezza, tante iniziative che forse avevano bisogno di un'anima, avevano bisogno di ritrovare la radice, la ragione, il motivo di fondo. Se posso, mi ha colpito in questo periodo, in occasione del sinodo minore, dalle genti, è stata fatta anche una serie di incontri con fratelli e sorelle che vengono da altri paesi, migranti, e quando è stato chiesto che cosa gli ha colpito della Chiesa di Milano, in positivo, no? Poi con il negativo non ve lo dico, ma con il positivo mi ha colpito due cose. È una cose, situazione intima, si può anche. Quello che ha colpito in positivo è stato la concretezza della presenza, del lavoro, eccetera, e la parola di Dio comunicata. Colpisce questo, il dire ma chi molto si prega partendo dalla parola, la parola... Credo che sia ancora un dono di quella intuizione. Anche perché appunto questa scuola della parola, che poi è cominciata un po' così, un po' per caso, un po' un processo strada facendo, poi si è evoluta, ha segnato la vita della Chiesa di Milano. Ho ancora oggi le domande, cioè mi colpiva sentendo i giovani prima, le domande che ponevano, è sempre di ma com'è che possiamo ascoltare questa parola, come possiamo essere testimoni di questa parola, come possiamo articolare questo ascolto con la nostra vita entrando a 360 gradi. Sì, certamente si è articolata bene. All'inizio, dopo il primo anno di grande entusiasmo, proseguì l'arcivescovo a tenere la scuola della parola, però con un passaggio per 5 anni lo fece direttamente in Duomo, sì, sì. Ogni volta collocando, diciamo così, come diceva lui, non facevo un'esegesi, non facevo una, ma era la lezione divina, cioè la lettura della parola, cosa dice a me e cosa dico io al Signore dopo aver meditato e approfondito la parola. Ecco, forse su questo prima possiamo vedere una clip, perfetto. E poi dopo continuiamo così, andando alle radici di questa esperienza. Sono convinto che occorre anzitutto insegnare alla gente un metodo semplice e mnemonicamente ritenibile, che esprimo di solito con la triade Lectio, Meditatio, Contemplatio. Per Lectio intendevo lettura e rilettura del brano che ci sta davanti, meglio se quello della liturgia del giorno, cercando di coglierne le scansioni, la struttura, le parole chiave, i personaggi, le azioni, le loro qualifiche, collocandole nel contesto biblico a cui il brano appartiene. E purtroppo questo momento viene spesso trascurato perché si ha già l'impressione di conoscere il testo. Cioè, questo testo io lo so, quindi vado avanti. No, non sai cosa dice il testo.
In fondo si tratta di rispondere alla domanda: che cosa dice questo testo? Viene poi il secondo momento, la meditatio, che intendo allora come riflessione sui messaggi permanenti del testo, sui valori che esso trasmette anche oggi, sulle coordinate dell'agire divino che esso ci fa conoscere. Se nella lezione bisognava rispondere alla domanda che cosa dice questo testo, nella meditatio si risponde alla domanda che cosa ci dice, quali messaggi e quali valori ci comunica e che significato hanno per l'oggi. E poi terzo, per contemplatio oratio, intendo il momento più personale che non si può fare per altri, nel quale io entro in dialogo con colui che mi parla attraverso questo testo, Cristo risorto. Ecco, abbiamo visto il metodo che seguiva, è stato bello sentirlo anche direttamente dalle parole del Cardinale. Se la scuola della parola è stata innovativa, si radica anche in una tradizione, ci sono delle radici, non è che dal nulla è nata la scuola della parola. Ci può forse dire qualcosa su questo? Sì, beh, le tradizioni certamente risalgono alla tradizione cristiana, spirituale, monastica, anche se poi l'Arcivescovo Martini ha messo all'interno di questa la sua esperienza spirituale di gesuita, ma qui mi guardo bene da comunque fare avremo l'occasione durante questo pomeriggio ma di ritornarci. Ma poi credo si sia lasciato interpellare da quanto lui diceva, questa parola legge la storia, gli fatti, gli avvenimenti, e quindi le tre domande: cosa dice il testo, cosa dice a me o a noi in questo contesto in cui siamo, che cosa dico io, toccavano poi anche la vita della Chiesa, della società, del tempo. Nelle cinque scuole della parola non è stata soltanto, la prima era sulla preghiera, quindi la preghiera in alcuni testi del Nuovo Testamento, ma poi è cominciato anche a entrare in dialogo con quello che capitava, con quello che si stava vivendo come vita di Chiesa, il congresso eucaristico che è italiano, vissuto a Milano, e quindi il tema dell'Eucaristia, ma poi, parlando ai giovani, sempre il tema della vocazione. La Chiesa italiana si è interrogata su cosa significa essere segno di riconciliazione, siamo negli anni Ottanta non tanto facili da questo punto di vista, la famosa scuola della parola sul Salmo Miserere che è stata letta e interpretata anche al di fuori del mondo ecclesiale, ha avuto anche successo editoriale di grande risonanza, toccava una delle questioni più gravi, come essere appunto, come portare pace e riconciliazione in un contesto diviso, difficile e molto complicato. Ecco, questo per dire che quindi la suo taglio aveva certamente dalla parola lo sguardo alla gente, alle persone, e sui giovani fondamentalmente toccava il tema vocazionale, ed era quello che a lui interessava di più. Lui diceva: i giovani non sono una categoria, sono singole persone che vanno incontrate, accompagnate e stimolate a compiere delle scelte. La parola è capace di fare questo. Come si è evoluta negli anni la scuola della parola? Vediamo, che cambiamenti ha avuto? Vediamo quindi una clip e poi dopo rispondiamo. Siamo chiamati, adesso che abbiamo terminato questi 5 anni di incontri qui in Duomo, siamo chiamati a farne dono ad altri, cioè a trapiantare questo dono, questo seme. E questa non è una responsabilità da poco. E quindi io penso che dobbiamo riflettere, l'Azione Cattolica sta già riflettendo, e per prevedere alcune modalità da programmarsi per l'anno venturo, per vedere se e come è possibile trapiantare questo dono. Dunque nacque con una delusione, perché quando le cose che vanno così bene in Duomo da 5 anni cominciavano ad arrivare da Barcellona, dalla Svizzera italiana, a vedere come si poteva fare per portare queste cose anche lì, Cardinal Martini disse: no, ma le cose che vanno bene bisogna cambiarle. Non so se sono i gesuiti che mettono in testa queste cose o era lui. Tremende, che comunque tremende. Così. Però, di fatto rimanemmo tipo avviare processi. Noi, no? Esatto.
noi che invece siamo un po' abitudinari, sedentari, ci gloriamo delle cose che vanno bene, mamma mia, perché fa così? E in realtà appunto comprendemmo il valore di questa sua provocazione, era: non possiamo fermarci al Duomo, occorre che questo metodo di incontro tra il Signore attraverso la sua parola e la libertà dei giovani che possono aprirsi a delle scelte vocazionali deve raggiungere il più possibile tutti. E quindi si cominciò a organizzare una delle scuole della parola già negli ultimi anni della scuola in Duomo, organizzare delle altre scuole della parola con lo stesso tema, con lo stesso metodo, nelle città più importanti della diocesi, più grosse. E poi si fece il balzo nei decanati, quindi raccogliendo, andò direi abbastanza bene, direi che fondamentalmente funzionò bene, prima perché c'era la diciamo l'onda positiva dell'esperienza che molti giovani avevano fatto, poi lo stesso arcivescovo incontrava nel mese di settembre i 50-60 predicatori che avrebbero poi tenuto la scuola della parola. Ricordo che in modo particolare sottolineava: non deve essere una esegesi, non deve essere, ma anzitutto fatela voi, diceva, la lezione divina, dopodiché potete portarla ad altri. Direi che nella gran parte dei casi è andata sempre molto bene. Posso ricordare, con così mi sfogo un po', c'erano alcuni decanati che dicevano: no, ma ci pensiamo noi a trovare il predicatore. Dopodiché non andava bene, lo facevano infettare qualche altra parte della diocesi, dicevano: non va più bene, non va bene. Ecco, a parte gli scherzi, no? Qualche volta fa parte dell'affidare responsabilità di non mantenere tutto lui, e bisogna passare cosa sul lato. Le vicende. Adesso evidentemente rimane ancora come proposta, si chiama lezione divina, poi magari chiedete all'arcivescovo cosa ne pensa quando arriverà. Avremo poi tra di noi anche cosa pensa Monsignor di questo. Lui ha rilanciato il tema della parola di Dio come debito che la Chiesa ha nei confronti della nostra generazione, e comunque per dire che questo ha voluto dire ancora adesso rimane come proposta, anche se non ha più la modalità. Probabilmente dovremmo chiedere ai giovani in che modo riuscire a interpellare ancora il loro cammino. Forse la modalità degli anni 80 andava bene per gli anni 80. Certo. Adesso forse occorre qualche balzo in avanti. C'era anche l'uso della tecnologia, no? Anche via radio penso che sia stato trasmesso. Ma ha funzionato per anche due lì o tre edizioni, due o tre edizioni. Sì, ci fu la trasmissione via radio della lezione divina, soprattutto quella durante la cosiddetta assemblea di Sichem. Nell'anno 89-90 ci furono due anni di convocazione giovanile, una specie di sinodo dei giovani, in cui si immaginava un futuro di cammino nella Chiesa per i giovani. Da quell'assemblea partirono i decanati, che oggi ci sembrano delle cose strutturali, però si fu un rilancio di una pastorale che non poteva più essere legata al singolo gruppo parrocchiale, ma doveva allargare l'orizzonte. È quello che speriamo per il sinodo, che dall'ascolto dei giovani anche le strutture della Chiesa possano cambiare, non soltanto qualche dinamica di pastorale, ma ci si capisca meglio come essere questa Chiesa in uscita, che richiede però anche di organizzarci in qualche maniera. Forse possiamo aggiungere che dalla scuola della parola come metodo vennero poi altre esperienze di pastorale giovanile, quali il gruppo Samuele, orientato esplicitamente al discernimento vocazionale, o anche i gruppi di ascolto della parola rivolti più agli adulti nelle case, che ancora adesso sussistono e che il nostro arcivescovo vuole rilanciare, almeno nelle modalità nuove che questo chiederà. Insomma, ci sta raccontando una storia davvero di grande successo, di frutti e di impegno che è nato, che si è mantenuto nel tempo. Ma sembra quasi che ci fosse. Qual era il segreto di Martini per riuscire in un progetto così grande? Lui non era un gran predicatore, nel senso che tirava le folle, era bello, un professore, era molto. Però aveva, credo, queste due forze che lo guidavano: la parola di Dio. Qualcuno ironizzando disse che se gli togli la parola questo vescovo non c'è più niente. In realtà appunto, grazie a Dio, invece era proprio appoggiato bene sulla parola, no? E poi intercettava le domande del cuore,
cioè toccava la coscienza di chi ascoltava, sapeva toccare delle corde che facevano vibrare la tua libertà. Poi naturalmente lasciato anche a chi ascoltava o come si ascoltava, questi due aspetti erano fondamentali. E poi la meta che lui indicava come frutto della scuola parola era: se la parola di Dio che hai letto, meditato e pregato ti accorgi che parla di te, bene, questa è la meta della scuola della parola. Anzi, aggiungeva, se ti accorgi che questa parola parla a te, questa è la meta della scuola della parola. Lui aveva questa come prospettiva e come segreto che lo muoveva in tante altre situazioni a vivere così il suo ministero. E come una domanda a sorpresa, ce ne aggiungiamo una, dice, benissimo, anche lei ha partecipato a quest'epoca, a queste cose, per cui cominciando a dirci che frutti sia personalmente sia come membro della diocesi ambrosiana, dell'arcidiocesi di Milano, le sembra che sia importante sottolineare quali elementi di questa esperienza, proprio abbiamo detto non facciamo solo la revocazione, approfittiamo, visto che poi Monsignor Agnese deve partire, glielo facciamo già dire adesso. Io non è che abbia fatto molto, io facevo il buongiorno, buonasera, anzi buonasera perché era la sera. Come noi adesso. Esatto. Quindi dicevo, devo tenere a bada le suore che arrivavano in Duomo a frotte, saltavano le panche per mettersi nei primi posti, però al di là di quello, pure qualche esperienza molto bella facendo il mio, io facevo appunto all'inizio la guida così, e per esempio quando sono state invitate alcune persone a parlare, perché in una edizione aveva fatto risuonare alla parola anche la voce di alcuni, Luigi Santucci, padre Davide Turoldo che tornò in Duomo dopo anni, Adriana Mascagni con una sua canzone, una sua preghiera cantata, e anche una suora veramente in gamba, adesso è in paradiso, Suor Cristina si chiamava, che operava tra le detenute di San Vittore. E ricordo che quando venne era l'8 marzo di quell'anno, 1956, e quindi io mi feci dare da una ragazza che aveva preso in Duomo le mimose, e dicevo, le porti alla cosa. No? Naturalmente subito ci fu una che dice, ma mica l'hai pensata tu questa cosa qui, no? Figurarsi. Vabbè, comunque, ecco, per dire che questi aspetti, io facevo un po' questo mestiere, ma molto bello. Che cosa ha toccato? Beh, mi ha insegnato una cosa. Primo, che non bisogna ripetere e copiare quello che è stato quel momento lì, quando io mi accorgevo che facevo il verso in qualche ritiro a quello che finiva male sempre perché la parola accade in un momento, è un evento, non è soltanto così una cosa che si ripete, e quindi dare più fiducia alla parola di Dio e alla sua capacità di interpellare ogni situazione. E credo che sia stato per la nostra diocesi un dono che tuttora continua. Il nostro arcivescovo ha voluto ridire fortemente che la parola è un debito che abbiamo nei confronti della nostra società. Quello che ripetevo, che dicevo prima dei migranti, mi ha colpito molto. Si vede che c'è qualcosa che noi possiamo ancora comunicare, nelle forme però che credo dobbiamo reinventare, ripensare, perché non sono quelle del tempo. Però certamente la parola di Dio è diventata per noi, molti di noi, credo, quella guida che quando capita qualcosa nella vita, quando c'è un passaggio, quando devi cambiare mestiere, quando vai così, c'è sempre una parola che arriva, accompagna, che illumina. Ecco, questo mi sembra un aspetto importante e interessante. E poi concludo, perché ho le cresime, è colpa mia se finiamo prima. Concludo dicendo che questa eredità dell'arcivescovo Martini è stata consegnata totalmente alla Chiesa. Lui non ha mai voluto, e in questo senso c'era anche un po' di delusione quando disse, beh, adesso basta, non ne faccio più io in Duomo. Avremmo qualche volta sognato i Martini Boys, quelli lì, no, lui mai. Ha sempre voluto che tutto venisse riportato alla libertà della persona e alla Chiesa. E quindi la parola è stata riconsegnata alla Chiesa, anche questa esperienza è data alla Chiesa, e penso che questo sia la cosa più bella, più preziosa che possiamo custodire: la cura, lo sguardo alla singola persona, ognuno è se stesso e deve
essere lui raggiunto dalla parola, e dall'altra è un dono per tutti, non soltanto per qualche gruppetto o per qualche persona. Mi pare questo un dono grande che può accompagnarci anche oggi. Grazie, scusate. Grazie davvero a Don Franco Agnesi.